Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con il buon Giovanni Albanese che l'altro giorno mi ha scritto su Instagram e mi ha detto: "Sai cosa? Facciamo un bel contenuto fatto bene in cui Litighiamo. andiamo, ma no, ma che litighiamo, andiamo a chiarire determinati punti." E quindi io vi lascio ovviamente il link del canale di Giovanni qui nel titolo del video taggato e in descrizione e passiamo a salutare Giovanni. Ciao Giovanni, come stai? Ciao, ciao, bene, grazie Luca, grazie per questo momento di confronto che secondo me potrà anche aprire a nuovi scenari per inquadrare bene qual è il momento storico che stiamo vivendo. E da un punto di vista della cronaca, che è l'aspetto che più La mi tua. riguarda vicino, ma anche una visione un po' più ampia, che è giusto poi ascoltare. Questo confronto mi fa davvero piacere perché, insomma, te l'ho già detto fuori onda, ma te lo ridico. Se sei uno dei più equilibrati, mi fa davvero piacere confrontarmi, confronteremo tante cose che secondo me in questo momento meritano attenzione e soprattutto Ok. chiarezza. E allora io vi invito a passare dal canale Giovanni, non solo per i video che sta facendo quasi sempre, perché ho visto che sei comunque abbastanza attivo sul canale, quando invece all'inizio eri un po' restio a immergerti in questa nuova avventura, e soprattutto perché poi faremo una seconda parte, ci sarà la parte 2 sul secondo canale, quindi per tutto il contenuto completo andate a fare un salto anche da Giovanni. Quindi partiamo dal presupposto, cerchiamo di ricostruire quello che è accaduto. L'altro giorno conferenza stampa di Allegri pre-Juventus Frosinone e io pubblico quella clip con la differenza di comunicazione, proprio io uso questa parola, tra la conferenza stampa di agosto di Udinese Juventus e quella invece dell'altro giorno Juve Frosinone, e c'è quell'aggettivo che fa saltare il banco con un tuo collega quando nella domanda viene inserita la parola minimo relativo agli obiettivi. E quindi tu mi dici: "Guarda, ci sono diverse cose da dire e cerchiamo di fare chiarezza." Quindi io semplicemente adesso ascolto, voglio sentire. Sì, allora, secondo me quando si parla di Allegri da un po' di tempo a questa parte si rischia spesso di finire Nella dentro trappola. i luoghi comuni, che è diventata quasi una trappola. E Certo. secondo me dobbiamo anche distaccarci dal discorso Allegri in sé per sé. Poi ad Certo. alcuni piace, ad altri meno. Cominciamo a parlare dell'allenatore della Juventus, che ha degli obiettivi precisi da raggiungere assieme alla squadra, e gli obiettivi sono diversi e su diverse sezioni. Ok. Quando alla prima conferenza stampa di questo campionato lui parlò da allenatore della Juventus dicendo: "L'obiettivo è entrare in Champions League, è chiaro che siamo alla Juventus, si parte per vincere. Certo. L'obiettivo minimo deve essere il quarto posto perché la prima posizione utile che ti dà la possibilità di partecipare alla prossima Champions League." Certo. Su questo inattaccabile, tra virgolette, nel senso che parlava alla pancia del tifoso della Juventus che vuole vincere, parlava a chi dal punto di vista aziendale comprendeva che la Juventus deve obbligatoriamente, per una questione Economica. di economica, finanziaria, legata al bilancio, deve partecipare alla massima competizione europea, parlava alla squadra responsabilizzando rispetto a quelle posizioni che contano per far stare tutto assieme, consapevole di una società che l'estate scorsa ha pagato quel meno 10 sulla classifica della passata Certo, stagione, che non quindi è tanto il meno 10 quanto il meno 100 milioni, perché tanto ha perso la Juventus per la mancata partecipazione alla Champions League quest'anno, pur avendola conquistato sul campo l'anno scorso, e quindi non hai potuto fare mercato, hai fatto delle scelte precise, hai perso dei giocatori con esperienza, hai messo dentro i giovani, ed è il più grande valore che la Juventus ha nel presente, se concordo. guardiamo alla prospettiva. Però è anche vero che poi questo progetto riguarda una rosa ridotta in termini di esperienza proprio perché non hai la coppa. Questa è la prima conferenza dell'anno. Nell'ultima conferenza dell'anno, secondo me, Allegri ha voluto mettere i puntini sulle i, sorvolando su alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali. Il primo: Ok. c'è un obiettivo aziendale. Esatto.
che viene richiesto al manager che si occupa del progetto tecnico. La Juventus deve obbligatoriamente partecipare alla prossima Champions League, perché la Juventus non potrebbe permettersi per un altro secondo anno quel meno 100 milioni. Sarebbe un disastro dal punto di vista economico. Quindi, certo, quando tu l'estate scorsa ti ritrovi con quel meno 100 milioni, non puoi fare mercato, facciamo comunque la rosa sfruttando i giovani che abbiamo, centriamo la Champions League, siamo sulla parte della ragione. Siamo salvi. Siamo salvi. Ma questo è un discorso aziendale. Certo. Che alla Juventus è fondamentale. Ok? Certo. Dal punto di vista sportivo, però, le valutazioni devono riguardare tantissime altre cose che potrebbero anche andare oltre l'aspetto aziendale. Ovvio. Perché se da qui a fine stagione la squadra raggiungerà la qualificazione alla prossima Champions League, dal punto di vista aziendale è a posto. Siamo pari, certo. E il manager che ha in mano il progetto tecnico-tattico, che può andare bene, che può andare male, è a posto. Dal punto di vista sportivo, però, dal mio punto di vista, devi considerare a quanti punti chiudi questo campionato, perché l'anno scorso hai chiuso con gli stessi punti dell'Inter. Certo. Inter ha dato continuità al suo progetto facendo del mercato mirato. Certo. Tu non sei riuscito. Quindi la corsa magari non la fai più sull'Inter o sulla crescita che ha fatto l'Inter, ma devi farlo obbligatoriamente su te stesso, perché la seconda parte della stagione passata l'hai vissuta che non esisteva. Con un qualcosa di surreale fuori dal campo. Devi fare anche una valutazione sulla crescita della rosa, dell'organico e di tutti i giocatori. Certo. Perché se sei alla Juve è una crescita, e se sei alla Juve in questo anno zero, a mio avviso la crescita è molto più importante della posizione di classifica. Sono d'accordo. Perché se parti da zero, al termine dell'anno zero, deve esserci una crescita che dobbiamo andare a calcolare in tante cose, anche per esempio nella gestione dei momenti down. Certo. Perché così come abbiamo premiato la cavalcata nel momento up di questa squadra che si era convinta di poter giocare uno scontro diretto a San Siro contro l'Inter. Lo dicevano infatti, pur avendo una grande differenza. Okay. E adesso c'è da gestire il momento down. E secondo me questo è un aspetto che si dovrà considerare a fine di questo campionato. Certo. E quindi qual è la questione? Secondo me si fa un po' di confusione dietro quel termine lì, cioè minimo. Ok, la società, a Massimiliano Allegri, ha chiesto la qualificazione alla prossima Champions League. Dal punto di vista aziendale, l'obiettivo è quello lì. Un allenatore non può vivere solo o non può essere giudicato solo ed esclusivamente su valutazioni, certo, aziendali. Deve essere valutato perché fa calcio attraverso i risultati, e i risultati, certo, sono sportivi. Certo. Questo tipo di valutazione lo si dovrà fare, lo si potrà fare solo a fine anno. Certo. Perché 2-3 settimane fa ti avrei detto Allegri merita un rinnovo fino al 2035 se mi porta a vincere con questa rosa lo scudetto e mi finisce, e obiettivamente ha molto meno esperienza rispetto all'Inter e tutto il resto. Sì, certo, okay, assolutamente. In questo momento qua, se guardo le ultime 2-3 settimane, mi pare insomma ci possano, sì, ci sono sicuramente tanti dubbi, perché mi pare un momento molto delicato in cui c'è una sbandata in atto e mi pare ci sia poca presa e da parte dell'allenatore, da parte dei giocatori più importanti di questa rosa nel gestire questo momento delicato. Ed è un qualcosa che comunque dobbiamo assolutamente prendere in considerazione e valutare. E quindi io ritengo semplicemente, questo è il motivo per cui a fine stagione, anzi, Giunto gli ha detto, ci sarò, discuteremo il futuro di Allegri nel momento giusto, debito, evidentemente ha obiettivi raggiunti. E gli obiettivi raggiunti sono la Coppa Italia, è chiaro che è un qualcosa che oggi non possiamo valutare, c'è una semifinale, ovvio, che può diventare finale, che può diventare trofeo oppure no,
è l'acquisizione, la certezza di partecipare alla prossima Champions League, ma dico di più, dal punto di vista aziendale è l'obiettivo, dal punto di vista sportivo io credo sarà giusto valutare poi come andrai a chiudere il campionato, perché sì, la Juventus arrivasse seconda a 2 punti dall'Inter è un conto, arrivasse a 10 punti sarebbe un altro conto. In questo momento è un momento delicato, questo è un momento di calo che un po' preoccupa. Ma io ti dico anche banalmente, se la Juventus ha accumulato un grande vantaggio nei confronti delle concorrenti Champions, chiamiamole così, in questo inizio di stagione, perché quando se la giocava pari pari con l'Inter, tutte le altre stavano dietro, c'era un gap incredibile. Queste partite qua purtroppo hanno portato a un avvicinamento del Milan che si è trasformato in rimandare, per via di un turnover secondo me eccessivo di Pioli, a Monza. Adesso abbiamo allungato un altro punto, altri 2 punti sul Milan ieri sera dopo il pareggio con l'Atalanta, però è come dire che se adesso la Juventus, non succederà, perché non succederà, ma le perde tutte da andare da qui alla fine, perde le prossime 10, ma le perdono anche quelle dietro, la Juventus comunque in Champions ci arriva e quindi l'obiettivo è stato sì, mantenuto, però d'accordo, però io devo valutare me, non devo valutare quegli altri. Poi l'Inter fa 120 punti quest'anno, bravissimi, non posso mettermi nell'idea che devo valorizzare, devo confrontarmi con loro, però se gli altri mi arrivano che fanno dei campionati mediocri, io non posso neanche ritenermi soddisfatto di essere secondo tra incudine e martello di un Inter che sta volando forse sull'onda dei 102 punti di Conte, perché secondo me siamo l'intorno. Al momento sì. Luca, c'è un altro aspetto che secondo me è fondamentale in quello che abbiamo definito tutti anno zero. L'anno zero di costruzione. Quindi questa squadra qua, quando intendo squadra dico allenatore, tutti, giocatori, squadra, dirigenza, tutti, beh, non possono staccare la spina a febbraio. Non esiste. Perché questa è una stagione di crescita e quindi cresci fino all'ultimo giorno utile. È questo che mi porta a dire che in questo momento i segnali che arrivano sono preoccupanti. Certo. Perché in questo momento qua sta venendo a mancare l'atteggiamento. E l'atteggiamento non lo alleni. O ce l'hai o non ce l'hai. O lo trasmetti o non lo trasmetti. Non è una squadra che può accontentarsi di nulla. Perché sono d'accordo con te. Il secondo posto è molto relativo. Il secondo posto vale quanto il quarto in questo momento qua. Sì, se c'è la Supercoppa. L'unica cosa, perché hanno cambiato il format, è l'unica cosa proprio che... Cioè, però magari ci arrivi tramite la Coppa Italia se c'entri la finale di Coppa Italia. Quindi voglio dire, a livello aziendale, il secondo posto potrebbe anche valere quanto il quarto. Però sull'anno zero, che deve essere di crescita, io devo percepire che chi è partito da zero finisce l'anno, chiude l'anno con un livello superiore in tutto, nella gestione dei momenti belli e brutti, nell'esprimersi, nel mettersi a confronto con un livello superiore. Beh, allora, se l'anno zero si conclude con una squadra più vicina all'Inter, che è l'unica squadra che ha dato continuità in termini di esperienza al suo progetto, beh, allora mi metto nelle condizioni di cominciare l'anno 1 del nuovo ciclo partendo per vincere. Allora il tifoso della Juventus dovrà star tranquillo, perché obiettivamente siamo sulla strada giusta. Io non ne faccio neanche tanto una questione di punti, perché poi è ovvio che quello è il macro che prendi alla fine, no? È quello che rimane stampato. Cioè, il fattore numerico. È il fattore numerico. Io ne faccio più una percezione, perché comunque anche nel momento in cui tu eri lì a giocartela con l'Inter, tu te la sei giocata su un fattore che secondo me è stata la cosa migliore in assoluto dell'Allegri 2.0, cioè aver ricompattato un gruppo che l'anno scorso, secondo me tra Maccabi e Monza, gli aveva palesemente giocato contro. Infatti secondo me a fine anno Di Maria, Bonucci, Paredes saltano delle teste di un certo tipo, significa che probabilmente quei giocatori di esperienza in quei momenti critici, più che d'aiuto, sono stati un danno. Questa è stata un po'
la mia lettura, perché sennò Allegri certi giocatori fa fatica a privarsene, perché da sempre sono il suo mantra, giocatori di esperienza che fanno vincere le partite. E quest'anno, secondo me, erano stati bravissimi i giocatori a dire: giochiamo una volta a settimana, quella volta a settimana che la giochiamo dobbiamo dar tutto. E Allegri a ricompattare quel gruppo lì, perché parte sempre tutto poi dalla gestione tecnica, per me. Quella roba lì nasce sempre da chi si siede in panchina, da quello che trasmetti. E a me la cosa che delude di più in assoluto in questo momento è che la cosa più positiva che c'era stato in questo secondo mandato, perché trofei non ce ne sono stati purtroppo fino adesso, spera nella Coppa Italia, ma quella lì era una roba concreta, che toccavi. Il gruppo era tornato dalla parte di chi si siede in panchina. E invece adesso siamo tornati esattamente indietro, cioè la partita anche solo di ieri, che la vinci col 3-2 di Lugano all'ultimo, però mi lascia le stesse perplessità che mi lasciò per dire Juventus-Empoli 0-1, che è la prima partita in casa dell'Allegri bis. Mi lascia le stesse perplessità. Guarda, quando... sono d'accordo sulle perplessità. Cioè, obiettivamente, il Frosinone ieri, col pareggio, non avrebbe rubato nulla. Ma no, ma assolutamente no. E anzi, in alcuni tratti della gara ha quasi davvero rischiato di vincere allo stadio. Sembra lo stadio vincente. E lo stadio, voglio dire, è storicamente stato... Fortino. Un fortino dove... faticavi a scendere in campo pensando, certo, di poter mettere in difficoltà la Juventus. Certo, certo. E questo obiettivamente lo è stato per tante partite nella prima parte della stagione. Sì. E in questo senso avevamo quasi riprovato delle sensazioni positive. E obiettivamente col Frosinone questo non l'ho visto neanche nelle ultime occasioni, e questo preoccupa. Totalmente d'accordo con te. È questo, perché ti dico, dal punto di vista tattico non ci sono state modifiche. Cioè, le partite che facevi nella prima parte di stagione dove raccoglievi punti e quelle che hai fatto nelle ultime 5, dal punto di vista tattico non c'è stata nessuna modifica. Te, tra l'altro, gli avevi chiesto l'altro giorno in conferenza: ci sarà il 4-3-3 approvato in allenamento? Lui ha risposto no. Va bene così, rimaniamo così, e infatti ieri vai 3-5-2 anche ieri, quindi dal punto di vista tattico modifiche no, però è il collante che secondo me in questo momento sta venendo a mancare. E io credo che ci siano due aspetti in questo momento, vai, però fondamentali. Il primo, c'è una pressione su Allegri che, ecco, ma interno, secondo me non fa bene a nessuno. Ma interna, voglio capire questo, interno o esterna? Allora, interna no, perché no, in questo, okay, momento qua Allegri gode della piena fiducia della società, è giunto lì più di andare lì a dire che si vuole andare avanti con Allegri, non credo possa fare molto. Sì, poi quelle sono politichese, ecco, cioè sono dichiarazioni che dal punto di vista mediatico devi fare. Certo. Ed è chiaro che in questo momento qua alcune domande probabilmente ci sono, ok? Però io ritengo la classica storia attorno ad Allegri, dentro, fuori, la classica spaccatura che ha tenuto banco negli ultimi anni, ok, sull'allenatore, su Allegri, in questo momento qua sia più un danno che un vantaggio per tutti, perché il prossimo anno in ogni caso questa Juventus dovrà dare continuità al lavoro che la Juventus sta svolgendo quest'anno sull'organico, perché non è che il prossimo anno cambierà la, certo, squadra, assolutamente, ok, la squadra è questa qua, potrebbero arrivare 2-3 elementi per affrontare l'Europa. Beh, quello sì, è normale, o con Allegri o senza Allegri, è chiaro che questa squadra la devi ancora rinforzare. Però la base sul progetto è questa qua, cioè stai valorizzando i tuoi giovani, li stai facendo crescere, devi arrivare più possibile vicino a chi andrà a vincere questo campionato, proprio perché il salto il prossimo anno dovrà essere un po' meno impegnativo, ok? In questo momento qua, secondo me, la pressione sull'allenatore, su Allegri, è negativa per tutti, perché sarà frutto di una valutazione solo a fine anno come gestire il progetto nelle prossime stagioni. Ecco. In questo momento qua
L'allenatore deve rimanere concentrato sul lavoro che sta svolgendo, anche perché siamo solo a metà stagione. I giocatori devono rimanere concentrati sulla loro Su questo sono crescita. d'accordissimo. E la dirigenza altrettanto è concentrata, e questo te lo posso garantire, che è concentrata sul presente. Certo. Sul presente. Poi, che in un'azienda si facciano delle ipotesi di pianificazione per il futuro, quello è più che normale, ma non perché non ci sia fiducia su Allegri. Ripeto, in questo momento qua, la Juventus ragiona con un allenatore che ha un contratto fino al 2025 e che ha il mandato di far crescere il gruppo. Ecco perché, secondo me, rischia di portare in confusione il discorso sull'obiettivo minimo, massimo, medio. Ok, Però quello l'hai perché? detto te, è un discorso aziendale, non sportivo. Cioè, Esatto. il discorso sportivo, Giova, che ti faccio è, non è Cioè, possibile che dal il punto di vista Frosinone venga. sportivo, le valutazioni prenderanno forma al momento in cui avremo degli elementi sportivi oggettivi. E ti ripeto, 3, 4, 7, 2, 3 settimane fa ti avrei detto fatichi a mettere in discussione un lavoro che ti ha portato a vincere lo scudetto o ad andare così vicino all'Inter. Nelle ultime 2 o 3 settimane metto in discussione tutto, c'è solo da aspettare fine stagione per capire poi oggettivamente quale sarà il risultato di questo anno zero e le valutazioni sportive e della dirigenza e anche dell'allenatore stesso potranno eventualmente portare ad una prospettiva sul lavoro attuale, oppure ci sarà da cambiare, Ma che oppure la ci sarà da Juve fare altro. aspetti fino a fine stagione, o comunque fino a che non ci sarà la matematica per la Champions, io credo che sia corretto per ufficializzare. Però dentro la Juventus è impossibile che non stiamo già ragionando su questa cosa, perché appunto la scadenza 2025 significa che poi magari no, però significa che molto probabilmente o rinnovi o cambi, perché mandare in panchina un allenatore con 12 mesi di contratto, 9 mesi di contratto, quelli che saranno, penso che sia una sorta di suicidio dal punto di vista È tutto italiano della però questo Juve. ragionamento, Luca, No, nel senso che all'estero stiamo certo. vedendo che poi ci sono allenatori che annunciano 10 mesi Certo. prima la fine della loro avventura, quindi Però tu è tutta immaginati italiana come cosa. un anno di conferenze stampa in cui dovrai andare con Allegri che sai che tra 9 mesi gli scadrà il contratto. Quanto si può parlare poi della Juve? No, per carità, ma Non si parla comprendo più della Juve. e so bene che sia la società quanto l'allenatore non vorranno dar seguito eventualmente a questa situazione qua. Cioè, è Per chiaro che quello che poi ti dico. a fine stagione dovrà esserci un momento di confronto per dire si va avanti, si va indietro, ci si ferma, ci si lascia bene o male, ok? Però, in quello che è un anno zero, quindi di totale costruzione, non ci si può fermare a febbraio. Eh no, ma Cioè, io quello sono comprendo d'accordo. quando Giuntoli dice Io sono d'accordissimo su piena questo. fiducia ad Allegri, ma non potrebbe dire nulla di E quello, diverso. ma no, ma quello lo sappiamo tutti, ma quello lo sappiamo tutti. Però ti dico anche che secondo me non è logico, utilizzo questo termine, che la Juventus valuti la possibilità eventualmente di rinnovare una guida tecnica, quindi stiamo parlando di una cosa impattante sulla squadra, in base soltanto a quello che sarà l'output del risultato o della Coppa Italia, perché non è che una Coppa Italia può darmi la fiducia per sviluppare Sono insieme d'accordo i con te, prossimi la Coppa anni. Italia non deciderà nulla. Non può essere quello. La crescita della squadra sì, e anche secondo me la convinzione di poter raggiungere i prossimi obiettivi, perché se Allegri non fosse convinto di poter raggiungere un certo tipo di risultato sul breve periodo, sarebbe già una condizione differente rispetto alla posizione della società che magari potrebbe già porre come obiettivo lo scudetto il prossimo anno, okay? O comunque Ok. mettersi in corsa per lo scudetto il prossimo anno. Cioè, questa differente visione può anche cambiare le cose, Però okay? Ma sono, ripeto, valutazioni da fare a fine anno. Sì, no, ma quello indubbiamente. Però la domanda che ti faccio, che è una domanda a cui puoi rispondere già adesso in una fine anno, è la seguente.
come ti immagini che Allegri possa vincere lo scudetto l'anno prossimo? Qual è la discriminante? Qual è la necessità eventualmente per riuscire magari a non vincerlo, ma a contenderlo davvero fino alla fine senza arrivare a febbraio che si scoppia perché si scoppia? Perché a me viene in mente una sola risposta. La squadra va potenziata e va avvicinata terribilmente al livello dell'Inter, perché la storia di Allegri e la Juve ci dice che Allegri è un ottimo, se non meraviglioso gestore, e quando ha una squadra a disposizione e riesce a tenerla lì sul pezzo, si arrivano dei risultati strepitosi. Invece in questi 3 anni, non parlo solo di questo anno qui, ma questo secondo ciclo, con una squadra che aveva dei limiti rispetto a quelle precedenti, si fa fatica. Quindi per me l'unica discriminante è avvicinarsi al livello dell'Inter. Però la domanda che mi faccio poi è, dal punto di vista finanziario e economico, dato che è una cosa che deve passare dal mercato, la Juventus è in grado di farla oggi come oggi oppure no? No, io ti cambio questo punto di vista, perché Vai. la Juventus, che fino alla vigilia di Juve-Empoli era lì sul pezzo, è chiaro che aveva già bisogno di qualche tassello Certo, per indubbiamente. sistemarsi, ma mi sembrava molto più vicina a quella dimensione ambita. E all'interno dello spogliatoio la squadra non credo parlasse di obiettivo scudetto così, perché c'era Oh, perché ci quasi, credevano? Perché ci perché credevano? ci credevano, ok? E perché il lavoro ti stava portando a costruirti delle convinzioni, ok? Certo. Questo momento di calo mi fa mettere in discussione tante cose. Ed è altrettanto importante in questo momento qua capire cosa c'è dall'altra parte della medaglia. Cioè, non vorrei che poi l'unico convinto a non poter fare un certo tipo di percorso fosse l'allenatore. Infatti era una domanda che ti volevo E questo è fare. un qualcosa che mi preoccupa, perché puoi anche avere un'idea, puoi anche essere realista, ok? Allegri ha parlato tanto di essere realista ed è giusto esserlo. Per un manager è fondamentale. Però poi obiettivamente il calo, devi anche saperlo gestire, oltre che prevenire. Cioè, a me sembra una squadra che per tanto tempo è andata sulle certezze costruite sul modulo, sul sistema di gioco, sul 3-5-2, sull'entusiasmo, Sulla grinta, ok? sulla voglia. Al primo momento di difficoltà è una squadra che si è persa. Però quando una squadra si perde, obiettivamente io mi aspetto che chi ce l'ha in mano Venga riesca a qualcosa. prendere la situazione in mano. Certo. E invece nelle ultime settimane mi pare manchi il piano B. Non è stato fatto già in una fase di prevenzione, Certo. non è stato fatto neanche nella fase di emergenza, questa cosa Certo. qua. Ed è quello che mi preoccupa, perché è normale che nel percorso stagionale ci sia un momento positivo e uno negativo. E le grandi squadre poi sono quelle che anche nel momento negativo riescono a reggere la pressione, poi superano il momento e riprendono il percorso. Mi pare in questo momento qua invece ci si sia sgretolati. Sì. E nell'ambito dell'anno zero di costruzione è un segnale molto brutto, perché noi fin qui non abbiamo costruito sull'entusiasmo né la stagione dello scudetto, per come la raccontavano i giocatori, né la stagione del quarto posto, per come la raccontava l'allenatore. Eravamo tutti ben consapevoli dell'obiettivo Champions League, perché è fondamentale in termini aziendali, ma restiamo calibrati sull'anno zero che finisce al 30 di giugno. E al 30 di giugno il gruppo che sarà riconsegnato e non deve essere sugli stessi valori del primo giorno della stagione, Certo. dovrà avere un livello superiore. Certo. E in questo momento qua è preoccupante vedere alcuni giocatori dentro gli errori che per 2 o 3 anni abbiamo quasi giustificato, perché doveva essere un momento di crescita. Ma sta crescita prima o poi Deve ti arrivare. dovrà portare, perché se no è un casino, eh. Eh Cioè, sì. se qui continuiamo a raccontare della crescita portando E non si cresce, la sono palla annius e avanti, getta. Sono annius e getta. e non va bene.
certo. Non va bene. E alla Juve questo non va bene assolutamente. Quindi secondo me la valutazione vera è questa qua. Ti faccio un'ultima domanda, poi concludiamo e passiamo al tuo canale. Secondo te questa continua volontà a livello comunicativo, dato che comunque entrambi lavoriamo a livello comunicativo, io in un modo e tu nell'altro, però io sono molto fan della comunicazione. Secondo te questa continua ripetizione dell'obiettivo stagionale Champions League, primi quattro, bisogna arrivare nei primi quattro e gli altri sono più forti, nella testa dei calciatori un pochettino, quando poi è mancata la terra sotto i piedi, è andata a creare una sorta di blackout? Perché io ho sentito tanti calciatori che parlavano invece... no, noi vogliamo arrivare più in alto, ci crediamo e robe del genere, però se poi a livello comunicativo è sempre invece abbassare la mira, secondo te è stata più una roba che ha aiutato prima o una cosa che non ha aiutato dopo, o entrambe le cose magari? Guarda, ad un certo punto si crea quasi una sfida magica sana, se vogliamo, no? Tra chi vuole mantenere il profilo basso e vuole stare con i piedi piantati per terra e chi ama sognare e andare oltre i propri limiti di cui è consapevole. Certo. Questa doppia sfida, questa doppia dimensione, secondo me ha portato la Juventus ad ottenere una crescita costante fino al momento della verità. Il momento della verità era la serata di San Siro, in cui dall'altra parte c'era una squadra obiettivamente più forte, che ti ha messo in difficoltà. Ma dobbiamo analizzare anche i 90 minuti in cui hai affrontato quella squadra lì. Perché obiettivamente la prestazione di San Siro viene fuori da un bruttissimo quarto d'ora iniziale in cui la Juve sembra quasi intimorita, sembra quasi consegnarsi in mano ad una squadra più forte. Quando poi hai cominciato a affrontarla per i valori che hai, alla fine l'hai sistemata la partita, l'hai persa perché dovevi perderla. Non sono d'accordissimo. Luca, alla fine, nel secondo tempo, la Juve ha fatto la sua partita. Perdevi e l'hai persa perché l'Inter è più forte. Il problema è che, secondo me, la Juve ha perso la partita di San Siro nel primo quarto d'ora, perché lì si è chiusa nella propria metà campo. E hai dato la sensazione all'Inter di dover aspettare solo il momento per farti gol. Però okay. Giova, per me perdere con l'Inter non è il problema. Cioè che l'Inter vince. Esatto, no, ma lì volevo arrivare. Non è, cioè, la singola partita, amen. Il problema è che quando avresti fatto di più del tuo lì. Quando ti sei presentato davanti al momento della verità, ok? Secondo me qui si è innescato il meccanismo in cui chi voleva rimanere con i piedi per terra adesso vuole dimostrare che la sua tesi del quarto posto era la più corretta. Ma non è corretta però questa... Chi pensava di poter dimostrare di essere oltre quel quarto posto non sta ritrovando la freschezza mentale per reagire. E questa sfida... sana, questa sfida magica, queste due dimensioni che avevano creato una sfida magica, no? E adesso, secondo me, si sta trasformando in un qualcosa di negativo. E questo, secondo me, è l'aspetto che la Juve deve correggere immediatamente. Allegri sapeva i rischi che correva questa squadra. Secondo me doveva prevenirli un po' di più. Ma anche perché e oggi sta faticando a correggerli. Noi stiamo parlando da 35 minuti di questo concetto sugli obiettivi, no? E stiamo andando dentro, stiamo cercando di sviscerarli. Però a me ricorda, e lo dicevo il giorno, la mattina, prima di Juventus Frosinone, questa discussione sugli obiettivi, secondo me, va semplicemente ad annullare poi invece tutto quello che c'è in mezzo. Mi sembra di essere ritornato esattamente al primo ciclo di Allegri, dove l'unica discussione, oggi la facciamo sugli obiettivi, all'epoca era su... giocare male vincere o giocare bene perdere. Era sempre il risultatismo contro il giochismo. Secondo me mettere costantemente due estremi in mezzo, quindi qualificazione quarto posto, qualificazione Champions o scudetto, ti fa togliere tutto quello che c'è in mezzo, che noi abbiamo discusso invece in 35 minuti. Perché non è l'arrivo, cioè è il viaggio che ti porta a arrivare alla meta.
Non però è arrivo a Torino è giusto per consolidare questo tuo pensiero che condivido totalmente e credo sia la vera cosa che in questo momento qua deve evitare le solite chiacchiere, le solite spaccature, ma deve far rimanere concentrati su quello che è il percorso, sul viaggio, no? Io credo a fine stagione ci si ritroverà di fronte alla stessa condizione che fece fare delle valutazioni sull'anno di Pirlo. Ok. Perché lì la qualificazione in Champions League, C'era. sì, l'hai raggiunta. C'era. Poi Se però, guardi il risultato, c'era. Lo so, lo poi so, però lo so, devi lo capire so. come Sono l'hai d'accordo. raggiunta. Ok? Sono d'accordo. E in quel momento lì si è capito che non bastava e si doveva cambiare. Anche Certo. con due trofei in casa. E sono totalmente convinto che la Coppa Italia, Certo. Non la vinci o sposta. meno, Non sposta. non sarà una valutazione sportiva che ti porterà a dire confermi un allenatore o no, vai avanti con questo progetto Al massimo o no. il E quindi cioccolatino dopo il sono. caffè. Esatto, cioè, sono d'accordo con te quando dici non distraiamoci dal viaggio. Ecco, in questo momento qua, secondo me. Non facciamo gli interrogativi non sono sul minimo di un obiettivo o sul massimo dell'obiettivo, ma sul percorso. Esatto. In questo momento qua il percorso è È tortuoso. È tortuoso. sì, viene messo fortemente in difficoltà perché fino a 2 o 3 settimane fa c'era un qualcosa che era molto più vicino a quello che vorrebbero i tifosi della Juventus e che meritano i tifosi della Juventus, che vorrebbe anche la società, ok? Certo. Nelle ultime 2 o 3 settimane c'è un momento di difficoltà, ciò non vuol dire che si deve buttare via tutto il buon lavoro fatto prima, Bisogna concluderlo bene, semplicemente. però con forte senso di responsabilità è un momento in cui tutti devono lavorare per chiudere questo momento di difficoltà, riprendere il cammino. Perché questa stagione finisce al 30 di giugno e dovrà dare dei valori che saranno molto più importanti perché questa Juventus qua all'anno zero deve pensare a crescere perché la Juventus per rimanere legata alla propria storia non deve accontentarsi di un trofeo, deve porre Certo, le condizioni per per vincerne provare a altri. vincere con continuità, per Esatto. presentarsi ai nastri di partenza di una stagione. Con le carte in regola per dire io provo a vincere. Quest'anno non si poteva fare, ok? Ma non si poteva fare perché dovevi comunque Era prendere difficile, coscienza, era difficile ok? farlo. Gli altri sono partiti da zero, tu sei partito da meno 100 milioni, che significa tante cose, ma il prossimo anno devi dare continuità al percorso di crescita. E poi, in base anche a quelli che saranno gli obiettivi della società, che poi sono quelli che contano, il resto sarà conseguente. Io temo Le che non ci visioni di siano tutte queste le due anime risposte. saranno conseguenti. Certo. Va bene, allora continuiamo il discorso a te. Di cosa parliamo a casa tua? Di cosa Spoiler. vuoi parlare? Non lo Di so, cosa sei vuoi te. chiedermi? È casa Guarda, tua. andiamo di là e ti Vai, rispondo a tutte le domande, spigolose, va bene? allora parliamo del. Adesso abbiamo parlato del presente, da te parliamo del futuro. Facciamo così? Va bene, va Dai, bene. va bene, andiamo di là. Ciao, ragazzi.